Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per la durata di una settimana dal 20 al 27 febbraio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte e faremo tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi vi chiedo durante la preghiera di chiedere a Dio, agli angeli e all'arcangelo Michele di aiutarvi a scegliere il gruppo più giusto per voi, cioè qual è il gruppo che corrisponde alla vostra frequenza per ricevere guida e assistenza. Volevo ringraziare tutte le anime che con tanto amore hanno risposto al mio sondaggio. Ok, pregherei chi mi segue qui su YouTube, che ancora non l'ha compilato, se per piacere può partecipare a questo sondaggio. Va bene, diciamo che poi ci sarà anche una premiazione, perché se raggiungeremo i 250 sondaggi ci sarà un'estrazione di 3 persone che riceveranno delle sessioni o di guarigione o di lettura angelica o di logos healing. Va bene, riguarda dei nuovi percorsi di coaching, ne parleremo alla fine di questo video, ve lo accennerò perché magari ci potrebbe essere tra di voi qualcuno che è interessato. Mi raccomando, il sondaggio lo trovate qui sotto nella descrizione o nella community o nella pagina di Facebook Connessioni Angeliche con l'Arcangelo Michele, ma basta scorrere qui sotto, lo trovate, ci cliccate sopra e potete rispondere alle domande. Lasciate pure il vostro numero di telefono solo se siete interessati a ricevere maggiori informazioni sui nuovi percorsi che io, attraverso l'associazione Connessioni Angeliche, ho creato. Va bene? Bene, ora partiamo con la nostra meravigliosa lettura angelica. Facciamo una preghiera di protezione per sintonizzarci nella frequenza degli angeli. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste. Con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio. Grazie Arcangelo Michele, grazie cari angeli, grazie al Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Allora, prima carta per il gruppo A, la mettiamo qui, poi andremo a vederle una per una, va bene? Così velocizziamo la stesura delle carte. Seconda carta e terza carta per il gruppo B, per il gruppo C. Ok, ora vediamo secondo mazzo. Sceglieremo 3 carte anche da questo, ognuna per ogni singolo gruppo. Ok, gruppo A. Gruppo B. È incredibile, perché voi non ci crederete. Nel gruppo B, da 2 mazzi diversi, è uscita "Decidi di essere felice" e "Felicità". Fantastico. Scusate, però a me queste sincronicità mi piacciono tantissimo. Domanda. Ok, e ora vediamo il gruppo C, cioè il terzo mazzo, non il gruppo C. Ok, prima carta, potere per il gruppo A. Inizi, nuovi inizi per il gruppo B. Questo
Queste sono le carte dell'anima, coaching dell'anima praticamente. Infatti si parla di leadership per il terzo gruppo. Allora, vediamo un po', gruppo A, chi ha scelto il gruppo A? Vediamo un po'. L'Arcangelo Michele ci dice di ammettere la verità e di con te stesso o con te stessa di agire di conseguenza. Basta nascondersi, basta trovare scuse, basta lamentarsi, bisogna avere l'umiltà di accettare il perché sono accadute delle cose, il perché magari sta accadendo adesso qualcosa che non vi piace, però è normale che in base alle azioni che noi abbiamo compiuto nel nostro passato, poi viviamo di conseguenza le reazioni. Ad ogni reazione c'è una reazione e quindi viviamo delle reazioni in questo nostro presente. Quindi agiamo di conseguenza, cerchiamo di superare questi ostacoli con l'aiuto dell'Arcangelo Michele. Tutto è possibile. Chiediamo guida e assistenza, cerchiamo di rimediare laddove abbiamo commesso degli errori o cerchiamo di avanzare senza paura in queste nuove circostanze che si sono presentate. Diciamo che c'è un invito alla preghiera, c'è un invito alla protezione, c'è un invito alla liberazione. Secondo gli angeli è venuto il momento di anche dedicare un po' di tempo, di creare un santuario, o meglio un luogo sacro dove meditare, dove pregare, dove connettersi con la nostra anima, con la nostra vera essenza, dove possiamo veramente entrare in contatto col divino, chiedere guida e assistenza. È proprio una chiamata dell'anima questa, ed è per questo che molti di voi sentono troppo caos, e questo è un invito alla solitudine, un invito a staccarsi dal mondo del caos, un invito a cercare questo spazio sacro per dedicarvi proprio alla preghiera, alla meditazione, alla contemplazione. Ok, abbiamo la carta del potere, va bene, è venuto il momento di connettervi col vostro pieno potere, perché dentro di voi c'è un potere nascosto che deve venire fuori, che vuole venire fuori, proprio per affrontare le situazioni di cui parlavamo prima. Voi avete, non c'è sfida che voi non possiate superare. Se in questo momento davanti a voi si è presentata questa situazione, abbiate come dire, il coraggio di agire, di superare gli ostacoli, di andare oltre, di fare quella telefonata, di fare quelle azioni, perché vi porteranno grandi risultati. Voi siete donne e uomini di potere, voi avete il potere divino in terra, è questo il potere al quale dovete connettervi, è questo che vi porterà poi dei risultati positivi in tutti gli aspetti della vostra vita. Ok, bene, la lettura del gruppo A si è conclusa. Abbiamo il secondo gruppo, il gruppo B. C'è un invito da parte dell'Arcangelo Michele ad essere felici adesso, a lasciare andare tutto ciò che vi sta impedendo di gioire alla vita, di essere grati alla vita, di godervi la vita. La vita è un dono meraviglioso. So che avete tanti progetti, tanti obiettivi, però diciamo quelli arrivano nel momento giusto. Secondo le tempistiche divine, là fuori c'è un mondo meraviglioso. Connettetevi di più con la natura, contemplate la natura, cercate, diciamo, di staccare dalla solita routine, perché dovete riconnettervi col presente, il momento presente, quello da contemplare, il momento presente, quello che vi può condurre alla vera felicità e alla gioia. Assolutamente una seconda carta che va a confermare la prima, la carta della felicità, è proprio un invito a comprendere che la vera felicità e le cose meravigliose della vita stanno anche nelle piccole cose. Cercate di coltivare momenti di gioia, magari trascorrete anche più tempo con le persone che amate, con le persone che volete bene, fate una telefonata a un amico, al vostro
vostro partner, magari andate a fare una passeggiata, andate a fate delle cose semplici, avete bisogno di ritornare all'essenza, alla semplicità e riconnettervi nel momento presente. Assolutamente ci sono un nuovo ciclo in della vostra vita che sta. Un ciclo vecchio che si sta completando, un nuovo ciclo che sta iniziando, quindi nuovi inizi nella vostra vita, sia dal punto di vista della carriera, ma anche dal punto di vista delle relazioni, quindi la nascita di un nuovo amore, una nuova partnership di lavoro. Sono tante le cose che stanno per accadere, quindi prendete una pausa, godetevi il presente e riconnettetevi anche voi col vostro La vostra felicità interiore, con la vostra forza interiore. Bene, il gruppo B si è concluso. Vediamo la lettura del gruppo C. Assolutamente la persona per cui avete posto una domanda è una persona di cui vi dovete fidare, una persona unica, è una persona amorevole e gentile, una persona che in questo momento sta vivendo delle difficoltà. Cercate di essere più comprensivi, di starle vicino, ma non di non significa, come dire, non significa che dovete dare ragione a questa persona, però potete stare vicini a questa persona psicologicamente, emotivamente, facendole capire che la vita è preziosa, facendole capire che vale, che è una persona che assolutamente ce la può fare nella vita. È solo un momento di scoraggiamento e conforto. Magari alcuni di voi hanno avuto delle incomprensioni con questa persona è un po' nervosa, questa persona sta affrontando un momento di transizione un po' particolare della sua vita, ma assolutamente una persona di fiducia, una persona che è buona, una persona di valore, va bene? Ok, praticamente bisogna porre le domande giuste attraverso la preghiera. Ok, c'è una grande energia di fortuna, di buon auspicio nei vostri confronti, cioè stanno arrivando delle cose molto positive per voi. Però magari quando vi ponete le domande attraverso la preghiera è importante fare delle domande allineate all'amore, allineate al vostro massimo bene. Chiedete sempre per il vostro massimo bene. Le risposte arriveranno attraverso i fatti, quindi attraverso le cose che si manifestano ogni giorno nella vostra vita. Però tanta buona fortuna sta arrivando nella vostra direzione. L'Arcangelo Michele, gli angeli e i maestri vi stanno anche invitando a prendere la vostra leadership, sii leader di te stesso, prendi in mano la situazione, prendi in mano il tuo pieno potere, non aspettare che siano gli altri a fare le cose per te, cerca di avere il coraggio, la forza e la determinazione di prendere la tua vita in mano, va bene? Perché l'universo ti supporterà, l'universo ti darà tutto quello che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi, per portare a termine i tuoi progetti, per avere dei risultati vincenti. Prendi però in mano la leadership, sii veramente leader di te stesso, sii forte, sii coraggioso in questa situazione perché hai bisogno di forza e di coraggio. In questo l'Arcangelo Michele ti può aiutare, quindi puoi chiedere consiglio attraverso la preghiera, la meditazione, chiedere veramente guida, assistenza all'Arcangelo Michele e vedrai che lui ti aiuterà a ricollegarti con tutte le risorse che sono già dentro di te. Bene, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che io mi occupo di facilitare la lettura angelica con le carte o come connessione diretta, di facilitare la guarigione
guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce che vi può aiutare a portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. E diciamo che adesso da marzo partiranno i percorsi di coaching, va bene? Ne parlo nel sondaggio, faccio scegliere nel sondaggio il tipo di percorso che volete intraprendere. Praticamente inizierà il percorso di coaching con Logos Healing per sciogliere i blocchi, le paure, le resistenze, ma anche per aiutare a aumentare l'autostima, per ritrovare il tuo pieno potere, il coraggio dentro di te, l'amore per te stessa, valorizzare te stessa, raggiungere i tuoi sogni e obiettivi, allinearti proprio e manifestare tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi con questo percorso di coaching che dura due mesi, va bene? Quindi un lavoro one to one e un lavoro di gruppo molto intenso, molto potente, che ti aiuterà veramente nei tuoi intenti di manifestare la vita che desideri. Ti aiuta un po' a fare chiarezza, ti aiuta un po' a riequilibrare te stessa e a creare un nuovo mindset, un nuovo modo di pensare, riallineare la tua parte inconsapevole ai tuoi obiettivi. Il secondo percorso di coaching sarà il percorso di connessione angeliche per imparare ad ascoltare la tua voce intuitiva, la tua voce interiore. È sempre un percorso di due mesi, inizierà a marzo, quindi marzo e aprile, due lunghi mesi dove veramente imparerai dalle basi a connetterti con la tua anima, con i tuoi angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo Michele. Quindi un percorso meraviglioso. E poi il percorso di guarigione energetica, sempre di due mesi a partire da marzo, dove imparerai a connetterti con le nuove frequenze di luce, imparare a facilitare la guarigione su te stesso e sugli altri, di persona a distanza, guarire con le foto, guarire con gli occhi, guarire con la presenza, guarire a distanza. Imparerai veramente l'ABC della guarigione con questa nuova energia molto più potente, molto più completa, che può veramente portare trasformazioni complete in tutti i livelli: fisico, mentale, emozionale e spirituale. Se siete interessati, contattatemi pure per ricevere informazioni. Solo se siete interessati potete contattarmi. Io veramente sono ben felice di spiegarvi bene di che cosa si tratta. Io intanto vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, ciao ciao!